Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui con un altro episodio di Formula 1 2013. Come potete vedere da queste immagini, ci troviamo in Malesia, a Kuala Lumpur. Allora, lo scorso episodio abbiamo partecipato al Gran Premio in Australia dal park e, come avete potuto vedere dal video precedente, avevamo fatto una qualifica non tanto buona, però poi avevamo recuperato in gara. Oggi direi di fare bene entrambe le cose, quindi vado subito a fare la qualifica e ci rivediamo al momento della gara. Ok ragazzi, eccoci tornati, ho finito le qualifiche. C'è stato un momento in cui avevo segnato il record nel primo e nel secondo settore. Come potete vedere, purtroppo però non sono riuscito a strappare la pole, anche se comunque non è andata male, ci siamo piazzati nella top 10. Nella top 10 siamo settimi. Il nostro compagno di squadra non lo vedo, ah eccolo, è praticamente quattordicesimo. E la pole l'ha fatta di nuovo il solito Sebastian Vettel, seguito da Nico Rosberg e Felipe Massa in terza posizione. Proseguiamo e andiamo direttamente alla gara. Speriamo di riuscire a fare un ottimo risultato anche in gara e riuscire a portare a casa tanti punti. Come potete vedere, il nostro team è naturalmente soddisfatto del risultato. Primo, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci avevano prefissato. Secondo, perché siamo riusciti a battere il nostro compagno di squadra. Allora, vediamo subito. Non penso ci permetteranno di scegliere le gomme. Comunque, durante le squalifiche ho usato due treni gomme. Quindi il primo, diciamo che l'ho usato per riprendere un attimo la mano a questo gioco. Il secondo l'ho usato per fare il miglior tempo. E il secondo praticamente l'ho usato per un giro solo, quindi avremo gomme fresche, morbide ma fresche. Allora, vediamo subito che strategia ci propongono i nostri ingegneri. Come avete potuto vedere, ho mantenuto la stessa difficoltà dell'altra volta, non ci sono trucchi né inganni. Allora, vediamo subito, perché di solito in Malesia comunque talvolta piove. Quindi non vorrei che adesso la pioggia rovini i nostri programmi. Scegliere la strategia giusta può fare la differenza. Qui troverai tutte le informazioni relative alla quantità di carburante presente nella vettura, al numero di treni di gomme a disposizione e al loro attuale grado di usura. Puoi anche cambiare la strategia di sostituzione degli pneumatici prima della gara. Ok, vediamo cosa dice la strategia di gara. Intanto il nostro ingegnere ci ha spiegato alcune cose. Dobbiamo attendere un attimo perché c'è un salvataggio in corso. Un po' lentino come salvataggio, eh? Ok, ce l'ha fatta. Allora, strategia di gara. Iniziamo la gara con pneumatici morbidi. Non possiamo cambiarli perché ci siamo qualificati, mi sembra, nei primi 10. Nei primi 10 mi sembra che non permetta il cambio degli pneumatici. Allora, direi di fare uno stint di gara corto con questi qua e mettere, vediamo, la sosta al quinto giro e poi farne altri 9 con gli pneumatici duri. Ok, è tutto già a posto. Vediamo, controlliamo, sì, a posto. Però strategia carburante metterei standard, non metterei prudente. Allora, scendiamo subito in pista e cerchiamo di fare un altro ottimo risultato. In Australia, diciamo, magari per molti di voi non è stato niente di che, perché comunque alla fine ho ottenuto solo un punto. Però, considerando che eravamo partiti 17esimi, 16esimi, adesso non mi ricordo, comunque dal fondo della griglia, a un certo punto ci siamo addirittura trovati davanti. Direi che comunque, magari non ottimo, ma comunque un buon risultato. Sarà dura perché comunque abbiamo davanti tutte macchine molto più prestanti della nostra. Magari la Lotus no, però la Mercedes, la Ferrari, la McLaren. Cerca di finire di nuovo
Ok, ci pongono come obiettivo il quinto posto. Mazza se sono esigenti questi ingegneri. Ok, cerchiamo comunque di fare un ottimo risultato. In partenza dovrei migliorare qualcosina, perché ero settimo e mi ritrovo già decimo. Ah, sono lungo. Chiedo scusa a tutti. Sì, nella Formula 1 reale a quest'ora avrei già distrutto la macchina. Ok, c'è una lotta tra Webber e Hamilton. Attenzione, vanno addirittura al contatto. Adesso li freghiamo almeno Webber, lo freghiamo. Vediamo la condizione degli pneumatici. Ok, non sono ancora gialli. Siamo quinti con Hamilton, probabilmente in lotta con Alonso, mi sembra. Attenzione, Webber che esce di pista. Non ho capito come, probabilmente ci ha toccati. Sì, perché purtroppo in questi giochi di Formula 1, a meno che non si metta una difficoltà veramente alta, i piloti, diciamo, tendono a creare i classici trenini ed è come se noi non esistessimo in questi trenini, quindi ci vengono addosso anche senza volerlo, eh. Però secondo me sarebbe una cosa che gli sviluppatori dovrebbero tenere maggiormente conto. Ok, siamo incalzati da Raikkonen, che ci sta pressando. Ci ha preso la scia, noi proteggiamo l'interno. Lui si rimette dietro. Intanto Hamilton ha passato Massa, che noi andiamo a prendere in questo momento. Caspita, non so se riusciremo a fare almeno 5 giri. Ah, vedete? Il nostro ingegnere ci ha detto che ci sarà la pioggia. Quindi speriamo. Gran premio bagnato, gran premio fortunato. Onestamente avrei preferito evitarla, perché comunque siamo già in quinta posizione. Fossimo stati dietro, forse era meglio avere un po' di pioggia a favore. Abbiamo Alonso che ci sta pressando. È all'interno. Non sono abituato, devo dirvi, a questa difficoltà di gioco, però rende il tutto molto più interessante comunque. Speriamo l'ingegnere si sia sbagliato, perché stiamo andando così bene. Vediamo se riesco ad alzare Massa. Oddio, dovesse piovere comunque in 10 minuti potrebbe andare anche a nostro favore, perché comunque le abbiamo già quasi finite. E queste frenate brusche che sono presenti nel circuito di Kuala Lumpur non favoriscono il mantenimento delle gomme, perché vado molto spesso al bloccaggio, magari non completo, comunque lo sento sul pad che le gomme si bloccano. Ok, siamo un secondo e mezzo da Massa, però Alonso per esempio potrebbe già usare il DRS. Penso che ci stia attaccando già all'interno. Fortunatamente c'è questa doppia curva destra-sinistra che ci aiuta a mantenere la posizione. Certo, avere Alonso alle calcagna non è che mi aiuti molto a star tranquillo, eh. Oddio, Massa è sempre lì e mi piacerebbe agganciarlo. Ci sto provando, però non è facile, non è assolutamente facile. Ah, sì, non mi hanno segnalato il taglio, però praticamente ho tagliato la pista. Bene, abbiamo già le gomme andate. Thank you.
Niente, Massa si allontana. Noi ci troviamo Alonso alle calcagna col DRS aperto. Però non riesco a capire perché il computer non sia furbo e mi attacchi all'interno. Allora, facciamo ancora un giro, poi direi di fermarci a cambiare le gomme perché non riesco a... Infatti ci ha passati, ma noi lo ripassiamo. Attenzione, siamo lunghi. Bene, ci segnalano pure un problema al KERS. Sì, abbiamo fatto una staccata da indemoniati. Abbiamo Alonso che oramai non riusciamo più a tenerlo dietro. Però guardate un attimo le gomme come le abbiamo. Io provo, devo dirvi la verità, visto che l'ingegnere ci segnalava pioggia, io provo a fermarmi e a mettere le intermedie. Ci provo, guardate, tanto mal che vada tenteremo un recupero disperato. Fermarci, dobbiamo fermarci perché Massa sta andando via. E non abbiamo più gomme e non riusciamo più a tenere Alonso dietro di noi. In più ho la macchina che sbanda a destra e a sinistra. Sì, vabbè, adesso calmini, però. Ti si piazzano davanti e Alonso però... Ok, io provo a mettere gli intermedi. Ci hanno chiuso la strada per i box. Comunque siamo riusciti a cavarcela. Io provo a mettere gli intermedi. Tutto confermato, gomme intermedie alla prossima tappa. Ok, vediamo se ce li mettono subito. Perfetto. Se ci va bene abbiamo azzeccato la strategia. Se ci va male ci troveremo ultimi. Fai attenzione a non attraversare la linea bianca in uscita dalla corsia box o subirai una penalità. I commissari di gara hanno disabilitato il DRS a causa delle condizioni meteo. Bello che abbiamo le gomme calde e sbanda da matti la macchina. Ok, come immaginavo. Pensiamo che sia il momento di passare alle gomme da asciutto. Torna ai box. Probabilmente ho sbagliato. Sei in ritardo di 5 secondi su Vandergarde. Caspita, iniziasse a piovere. Niente, devo fermarmi di nuovo perché ho sbagliato strategia. Di 5 secondi su Peak. Ripeto, 5 secondi di vantaggio su Peak. I pneumatici sono molto usurati, cerca di gestirli oppure rientra. Niente, dobbiamo rientrare in box perché ho sbagliato completamente strategia. L'obiettivo era finire 10 posti più avanti di dove sei ora. Negli ultimi giri speriamo non si metta a piovere adesso che ho praticamente distrutto le intermedie. Sì, non abbiamo più gomme, praticamente non abbiamo più le gomme posteriori. Niente, io rimetto le... No, metto le dure perché non riesco a metterle morbide. Metto le gomme dure e incrociamo le dita. I meccanici ti aspettano al prossimo pit stop con le gomme morbide.
e mi ha messo le morbide. Vabbè. Quindi ci dovremmo fermare un'altra volta. La pista è libera, puoi tornare in gara. Ti abbiamo montato un treno. Eh sì, grazie, però io ho chiesto le gomme dure. Prima della fine. Niente, abbiamo un sacco da recuperare. Vettel sta per effettuare uno stint lungo, i tecnici Red Bull. È quello che avevo chiesto anch'io, ragazzi. Mamma mia, 30 secondi. Non sarà facile recuperare. In più c'ho il Kers andato, che non va. Niente, le qualifiche buone non portano poi bene in gara. Era meglio fare delle pessime qualifiche e fare dei... e fare una gara migliore. Comunque almeno ci hanno riparato il Kers. Sto registrando! Ecco e vai, si è messo a piovere adesso. Vabbè, io tento, ragazzi, rimetto le gomme intermedie. Ci fermiamo una terza volta di fila. Chissà che non guadagniamo qualcosa. Però chi è davanti gli va bene. Gli va bene, le mette subito e non perde praticamente niente. Noi vediamo. Ho sbagliato il tempismo. Vai, via. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Devo dirvi la verità, non mi piace tanto guidare sul bagnato. Se devo essere onesto con voi, non mi piace neanche il circuito di Kuala Lumpur. Sono più per un circuito tipo Spa-Francorchamps, Monza. Indianapolis mi piaceva. Le gomme sono in temperatura, continua a guidare sì, ma così. Sta piovendo, ho messo le intermedie e non va bene lo stesso. La pista non sembra molto umida adesso, dovresti tornare ai box e montare una mescola da asciutto. Devi far passare la vettura che ti segue, non è. Facciamo passare Vettel. Anche Vergne comunque non se la sta passando molto bene. Sì, ma non è possibile però, ragazzi. Non ci credo. Cioè, ho sbagliato di nuovo gomme, ma si sta piovendo. Sì, Rosberg, vai, vai. Hamilton. Io provo a continuare a girare con queste gomme qua, perché comunque sta piovendo. Chissà che non vadano alla giusta temperatura e non ce la caviamo. Anche se prima che vadano alla giusta temperatura sono già da buttare.
pensare che potevamo essere qua. Chi è che c'ho dietro? Raikkonen. Sì, ma vai. Ah no, è Alonso. Niente, una gara veramente pessima. Pessima, pessima, pessima. Ci troviamo con le gomme che stanno andando in temperatura adesso. Però sono da buttare. Quindi mi sa che dovrò fermarmi un'ulteriore volta e sostituirle ancora e ancora e ancora. No, beh, non penso così tante volte, però almeno un'altra volta devo fermarmi, perché stanno andando in temperatura, è vero, però oramai sono da buttare queste gomme qua. Niente, potevo fare veramente come loro, metterle, come dire, le dure e poi inserire in questo giro qua le intermedie. Più che altro siamo rimasti fregati che ho buttato via quel giro là con le intermedie in cui ci hanno passato praticamente tutti. Mi tolgo subito, state tranquilli. Bene, abbiamo pure causato un incidente, e vai. Ci saltano addosso ed è colpa nostra. Ci hanno inflitto una penalità per comportamento antisportivo, non possiamo farci niente. Effetto un passaggio. Niente, è una gara veramente da buttare, proprio da buttare. Ho capito, ma mi saltano addosso. Non è in lotta con te. Niente, questa qua dobbiamo fare un altro giro in pista. Non vedo l'ora che questa gara finisca, perché è stata veramente pessima. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Come vi dicevo. Sì, vai però, non è che devo andare ai due all'ora. Come vi dicevo, sono dei piccoli difetti che secondo me gli sviluppatori dovrebbero risolvere, perché non è possibile che le vetture... Va bene, vado lento, però non c'è bisogno che mi saltino addosso. La Cater ha mandato a Pic un set di gomme morbide. Ripeto, gomme morbide per Pic. Cerchiamo di rientrare il più presto possibile ai box e cercare almeno di fare gli ultimi 4 giri in modo decente. Ma va, sarei già rientrato il giro prima.
se non mi davano la penalità. Allora, mettiamo gli intermedi. No, ho detto intermedi, non morbidi. Ah, ok, sarà meglio. Boh, mancano tre giri, cerchiamo di fare qualcosa di decente, finalmente. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Loro hanno pneumatici morbidi, se non sbaglio. Adesso mi dirà che dovevo mettere gli pneumatici da bagnato. Ok, siamo più veloci di loro. Vabbè, per questa gara qua avevamo una macchina almeno da quinto posto, eh. Finalmente abbiamo la macchina che va. Dopo 10 giri. Un minuto e 21. Quindi dobbiamo addirittura sdoppiarci. Qualcuno facesse un incidente e entrasse la safety car. Anche se in questo circuito qua la vedo dura. Fossimo a Monte Carlo potrebbe capitare, ma qua... No, ma ho sbagliato là a mettere le intermedie. Mi sono giocato là la gara, pensando che iniziasse a piovere subito. Non dico così, però un pochettino di più di quello che avevo previsto io. Avessi iniziato subito a piovere così, prendendoci i box e mettendo gli intermedi, gli pneumatici intermedi, potevamo veramente puntare magari anche alla vittoria. Sì, siamo noi che però dobbiamo migliorare leggermente la guida adesso, che la macchina adesso ce l'abbiamo. Non dico che stiamo volando, ma quasi. Adesso non so quant'è... Ah, abbiamo passato Raikkonen. Sì, mancano solo due giri. Non so quanti ne potremo passare. Magari un altro paio. Anche se penso che oramai si siano fermati tutti quanti i box. Mentre noi tentavamo di tornare su in classifica, loro sicuramente si saranno fermati. L'ingegnere ci sta dicendo di star calmi, però onestamente per la posizione in cui siamo non è che ci sia poi tantissimo da star calmi. Purtroppo Vettel ha già tagliato il traguardo, quindi praticamente la nostra gara è già finita.
Ecco, vai, un altro lungo, perché tanto non abbiamo fatti abbastanza oggi. Vabbè, ultime curve, è andata purtroppo così. Peccato perché la qualifica ci stava proiettando verso un podio quasi sicuro. Dai, almeno la soddisfazione di passare quello là davanti, anche se sicuramente infatti è dodicesimo. Cioè, rendetevi conto, loro stanno ancora girando con le gomme da asciutto. Niente, purtroppo è andata così. E vabbè, il nostro compagno è arrivato una posizione davanti a noi, quindi anche lui non ha fatto niente di che. La Toro Rosso non ha beccato punti in questa gara. Chi che ha vinto? Allora, sono arrivato a un giro, eppure il mio compagno di squadra è arrivato a un giro. Ha vinto Vettel, secondo Hamilton e terzo Rosberg. Due tedeschi su tre sul podio. Niente, andiamo avanti. In classifica abbiamo sempre un punto e siamo in dodicesima posizione. Ragazzi, purtroppo la gara di oggi è andata così. Speriamo... Sì, come potete vedere il nostro team non è soddisfatto. Noi neanche della nostra prestazione. È andata così. Ragazzi, comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. Speriamo la prossima volta di fare una gara migliore di questa. Commentate se volete. Iscrivetevi al canale per vedere tutti i prossimi episodi di Formula 1 2013. Ci vediamo al prossimo Gran Premio. Un saluto a tutti e alla prossima.